Viene usato da secoli per fabbricare i tappi delle bottiglie, ma oggi, avvertono gli scienziati, il sughero è in pericolo a causa dei cambiamenti climatici. Siamo stati in Catalogna per vedere che cosa si possa fare per proteggerlo. Bon, bienvenue. Benvenuti da Holler. Holler produce 1,5 milioni di tappi di sughero al giorno. Questa montagna è fatta di 150 tonnellate di sughero, 150 tonnellate. 150 tonne ma che noi avons un puits. Quanti tappi fanno? Se a peu près se qualcosa come 10 milioni di tappi di sughero. 10 milioni di bouchons seulement. Il sughero è ideale per la conservazione del vino perché consente l'ingresso della giusta quantità d'aria nella bottiglia. All'inizio del secolo c'è stato un momento in cui i tappi di sughero sono stati insidiati dalla popolarità della plastica, ma da qualche tempo la richiesta di sughero è in aumento. Ci dirigiamo verso una foresta di querce da sughero per incontrare il proprietario Jordi, che lavora qui sul terreno di famiglia da 25 anni. La raccolta avviene ogni 14 anni. La stagione precedente si pulisce la foresta. Rimuovere il sughero dall'albero è un lavoro manuale abbastanza complicato. Soprattutto se si vuole fare un buon lavoro. La corteccia va rimossa nel modo giusto, solo così il sughero sarà di qualità sufficientemente elevata per poter essere usato nelle bottiglie di vino. E affinché la corteccia sia della migliore qualità, è fondamentale gestire bene la foresta, eliminando gli alberi indesiderati, in modo che quelli che rimangono abbiano abbastanza acqua e minerali per crescere forti e sani. Per esempio, il prossimo inverno abbatteremo quest'albero. Perché? Perché è un albero doppio, non è molto sano. Abbiamo un buon albero su questo lato. E un altro qui che potrebbe produrre sughero di buona qualità. Arriviamo così al cambiamento climatico, perché gestire la foresta non la rende solo più produttiva, aiuta anche a ridurre i rischi derivanti dall'effetto serra. Ma solo il 25% delle foreste catalane viene gestito e questo preoccupa scienziati come Carlos Gracia. So you can see, potete vedere che questa foresta è molto densa, con molte piante, molti alberi, sembra una giungla. Questo è tipico di una foresta non gestita. Tutte queste piante sono in competizione per le risorse idriche, che stanno diventando sempre più scarse, e questo porta alla siccità. Di conseguenza alcune piante possono morire e questo accresce il rischio di incendi. Su questa quercia da sughero, per esempio, si possono ancora vedere i segni di un incendio di 7-8 anni fa. Una buona gestione forestale significa foreste più sane e più produttive, e alla fabbrica di Holler sarebbero felici di rifornirsi da tutte le foreste di querce da sughero della Catalogna. Allora perché non viene fatto per tutte le foreste? Una delle ragioni principali è la frammentazione della proprietà. Le foreste catalane sono divise in lotti talmente piccoli che non è finanziariamente redditizio investire nella gestione forestale. Per Carlos Gracia, la soluzione potrebbe essere la creazione di consorzi in cui i piccoli proprietari lavorano insieme. Gracia vorrebbe che il governo lavorasse su riforme che abbiano questo obiettivo, in modo che i tappi di bottiglia del futuro continuino a essere fatti di sughero.